sentila, quando vuoi difendila, è la terra tua. Continua l'operazione Verità. Oggi vi parliamo della pista ciclabile di Nardò. Vi faremo vedere alcuni punti critici. E allora iniziamo da qui. Alle mie spalle c'è il comune, come già appunto sapete, e da qua inizia la pista ciclabile. Andava a 100 all'ora per trovarla, viva Lucia, Una voce sincera ci dice: cosa ne pensa di questa pista ciclabile? Guarda, se la mettono tutti. A male difendi la decine, le sciole specule corrompe, difendila, le sciole sfrutta l'ignoranza. Attenti a destra. Come potete vedere, signori, la pista ciclabile non finisce qui. Infatti, guardate, prosegue da questa parte, quindi bisogna attraversare il semaforo. E poi continua nella via De Gasperi, come state vedendo, e c'è anche una Vespa. Non si capisce come sia stata progettata, non si capisce perché veramente è assurdo. Guardate, la pista ciclabile è in mezzo alla strada. Ma come si fa a fare questi lavori qua? Cioè, uno passa di qua, la pista ciclabile, la vedi? Questa qua è la pista ciclabile. Questo è un pezzo di pista ciclabile che è costato 1.400.000 euro. Alla faccia del bicarbonato di sodio! Abbiamo riscontrato molta omertà e quei pochi che vogliono parlare, mi sa che forse dicono qualche bugia. Cosa ne pensi della pista ciclabile che c'è qua a Nardò? Secondo me è molto buona. Le persone non l'utilizzano, però dovrebbero. Mi hanno detto che non le utilizzano perché vengono investite. È così buona? Le bugie hanno sempre le gambe corte. Vieni, ti faccio vedere. Poi qua 1.400.000 euro di pista ciclabile si ferma così, nel nulla. Guardiamoci bene negli occhi. Questa qui è una via nota, una via famosa, via Bonfante. Ci pensa sempre l'umare. A questa scritto sulle pece c'è giù capire. C'è su cute le spiego perché non ta scerrare. E che difendila, quando difendila, la terra tua. Amala e difendila, sentime, difendila, quando vuoi difendila.